questa seconda domenica di Avvento noi incontriamo la figura di Giovanni il Battista, il quale ha avuto grande fortuna anche come immagine, quasi come archetipo di tipo educativo nelle opere di diversi autori, diversi pedagogisti. Oggi dalla figura di Giovanni il Battista vorrei trarre soprattutto una suggestione che rivolgo in particolar modo agli insegnanti, cioè l'idea proprio del cuore della missione di Giovanni il Battista di essere colui che prepara le vie del Signore, ma le prepara laddove devono essere preparate, cioè nella mente e nel cuore delle persone che poi dovranno incontrare e accogliere il Signore. In fondo, ogni insegnante, quando organizza la propria attività didattica, mette i suoi argomenti, le sue lezioni, le sue proposte formative in un certo ordine che si suol dire ha una sua propedeuticità. Prima ciò che può essere più facilmente compreso, poi le cose più difficili. Quindi possiamo dire, se vogliamo usare questa immagine, questa metafora, che nella nostra quotidianità di progettazione didattica, noi abbiamo degli argomenti che preparano la via ad altri. Potremmo dire, anche se di solito non lo diciamo agli alunni, che questo argomento è il Giovanni Battista, il Giovan Battista di un altro argomento. E così costruiamo la nostra progettazione. Più in generale, in realtà, quest'immagine della propedeuticità formativa che viviamo nella quotidianità del nostro lavoro di insegnanti può assumere una prospettiva anche più ampia. Cioè è chiaro che gli insegnanti della scuola primaria lavorano certamente per i bambini della scuola primaria perché questi bambini apprendano qui ed ora, ma anche perché siano pronti ad affrontare la scuola secondaria di primo grado. I docenti della scuola secondaria di primo grado certamente lavorano nell'oggi perché i ragazzini possano apprendere qui ed ora quello che viene loro insegnato, ma anche perché resti loro ciò che potrà consentire di affrontare la scuola secondaria di secondo grado. E così via anche per quello che riguarda l'università e in ultima analisi per il mondo del lavoro, ma più ancora direi per la vita. Perché i nostri insegnamenti devono preparare i nostri giovani, i nostri allievi, sia agli studi successivi, sia soprattutto alle sfide della vita. E quindi ognuno di noi è un po' il Giovan Battista che prepara le vie interiore dei nostri ragazzi perché poi possano percorrere i sentieri della vita, essendo pronti